E veniamo alle ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne di Maria De Filippi girate nel fine settimana. In particolare l'attenzione si è concentrata nel Throne Over. Anticipazioni Uomini e Donne Throne Over. In particolare a Centro Studio sono stati chiamati dalla conduttrice Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Fra i corteggiatori c'è stato un lungo dibattito al termine del quale hanno deciso di ricominciare a frequentarsi, dato che prima avevano interrotto la frequentazione. Gemma Galgani ha invece mandato via un corteggiatore che era sceso per lei la volta precedente. Mentre Ida Platano sta conoscendo dei corteggiatori che sono scesi per lei. Anticipazioni Trono Classico. Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne si comincia dal tronista Federico Nicotera che è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice di nome Carola, ma non è stata una bella esterna a detta di entrambi. Mentre Alessio alla fine che era uscito sia con Lavinia Mauro che con Federica Aversano ha deciso di uscire solo con la prima. Mentre Federico Dainese è uscito in esterna con la corteggiatrice Noemi e fra di loro le cose sono andate molto bene. Veniamo quindi a Riccardo Guarnieri che ormai definitivamente accontentata Ida Platano, si è definitivamente avvicinato alla tronista del Trono Classico Federica Aversano. I due hanno quindi ballato e alla fine del ballo Maria De Filippi chiede a Riccardo se lui avesse chiesto di ballare con lei, lei ha detto che non stavano così le cose e che lui ci stava provando, ma sempre la stessa tronista napoletana ha voluto precisare che per lei non c'è interesse nei suoi confronti. Sempre la stessa corteggiatrice è stata più categorica ribadendo che secondo lei il corteggiatore Riccardo Guarnieri sta solamente giocando e se questo non fosse lo avrebbe mandato a quel paese. Per queste anticipazioni è tutto, ci sentiamo la prossima settimana.